Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Spaceship Commander, un gioco che desidero ringraziare Ivan Di Pietro, perché me lo ha donato lui, me lo ha regalato. È un gioco che costa comunque relativamente poco su Steam, perché lo trovate, vabbè, adesso che ci sono i saldi, nel momento in cui lo sto giocando costa 6 euro, ma in realtà il suo prezzo intero è 8,19 euro, che è un prezzaccio. Ma è un gioco che non ha molte recensioni, tra l'altro alcune negative, altre invece che dicono che nonostante le critiche aspre degli utenti, gli sviluppatori sono andati avanti, perché è un gioco che comunque è stato rilasciato in Early Access nel 2018. L'ho trovato intrigantissimo, vi dico la verità, perché ho fatto il tutorial, ma il tutorial lo voglio rifare nuovamente insieme a voi, perché... Allora, la grafica è quella che è, nel senso che è un Unity, è quella che io definisco la grafica del disagio per quanto riguarda il 2D. Perché si vede, i menu sono abbastanza grezzotti, anche le interfacce, però ci passiamo sopra perché è davvero figo. Intanto vi spiego di nuovo il tutorial, vi obbliga a farlo il gioco, o comunque ve lo consiglia caldamente, perché poi vi spiego poi come comincia il gioco. Insomma, proveremo principalmente il tutorial in questo video, e se vi sale la scimmia me lo farete sapere sotto nei commenti. Comandante, sei sulla nave d'addestramento, studiamo le meccaniche base del combattimento nello spazio. Questo è il gioco in inglese, ovviamente. C'è solo... qui siamo in una zona senza commercio, viaggi e senza atterraggio sui pianeti, perché sì, si potrà atterrare anche sui pianeti, ma è fighissimo, guardate. In alto possiamo vedere l'interfaccia, dove possiamo vedere qua il consumo dell'energia e l'energia prodotta dalla nave, la velocità, e il conto delle munizioni, nonché le capsule di abbordaggio e i bombardieri, insomma. Qua sotto invece vediamo la vita del nostro comandante e degli altri membri dell'equipaggio che vedete qua, che stiamo controllando nel nostro team in quel momento. Qua sotto invece le sezioni della nave, dove possiamo vedere lo stato di salute dei vari moduli e il tempo di caricamento, che è la barra qua sotto che possiamo andare a riempire quando andremo a usare l'arma o piuttosto il modulo. In alto a destra vedete questo schermo monitor rosso, è la nave nemica, e qua sotto invece la nostra nave qua nel riquadrino azzurro. Ci muoviamo con WASD e possiamo andare a sparare. La cosa incredibile è che parte ogni volta sempre diverso, perché l'altra volta nell'altro tutorial erano qua i membri del gruppo. Va bene, dice: wow wow, stai calmo, non sparare i tuoi ragazzi, in battaglia dovrai sparare spesso a impudenti invasori, crew, quindi truppe nemiche, insomma, e porte chiuse e moduli nemici. Ogni membro ha differenti armi, ogni membro dell'equipaggio, dipende dal tipo del crew member. Puoi fare lo scaling usando il tasto del mouse. Cosa un po' complicata, che non è immediatissima, bisogna un po' studiarsela, è il controllo con i tasti dall'F1 all'F7, ma adesso il tutorial ce lo spiega, poi ce lo dimenticheremo di sicuro, però guardate quanto è figo. Puoi dare ordine di seguirti premendo F4, io premo F4 e lui mi segue, ovviamente poi posso dirlo anche a loro e mi seguite tutti, insomma, ok. Vai con i tuoi amici al punto segnato, amici, non esageriamo. Sei sul posto, se sei stanco di farti seguire e vuoi restare da solo premi Z, quindi premo Z e quindi restiamo, cancel following. Ok, sulla nostra nave è stato rilevato un intruso, manda i tuoi ragazzi a distruggerlo, insomma ucciderlo. Per fare questo premi F1, protect my ship. E infatti vedete che lo hanno castigato, percosso rudemente. Ha pagato per la sua impudenza. Ora attacchiamo il nostro nemico sul red monitor, quindi sul monitor rosso. La vittoria in battaglia viene, diciamo, favorita da diverse cose. Prima di tutto dalla nostra nave, la sua forza di fuoco, se porta o meno dei bombardieri. La seconda cosa è il team. Puoi vincere senza sparare un singolo colpo dal cannone, semplicemente mandando i nemici a bordo e uccidendo l'equipaggio avversario o sabotando il reattore. Figata assoluta.
Apri le armi e spara da tutti le armi premendo F5. Ship Weapon Fire. Quindi in questo caso vedete che le armi adesso stanno caricando, quindi la nave adesso sta sparando. Quando la nave inizia a caricare le armi, manda i tuoi crew member, a bordo della nave avversaria. Quindi premiamo F3. Intanto la nostra nave sta sparando per conto suo. Noi intanto stiamo mandando i nostri tizi. Intanto scusate, ma vedete che poi qualche problemino c'è ancora. Lo Space Marine, quelli che non si sono buggati nella parete, o comunque sono entrati nel Marine Module che vedete qua. Adesso premendo F7 manderemo il modulo. Via. Vedete? È partito. Era di là. È appena partito il modulo, ne avevamo 5 o 6, 5 mi pare, e adesso ne abbiamo mandato uno. L'abbiamo abbordato. Importante momento, puoi mandare più persone. Va bene. Ora basta sparare, perché se no facciamo esplodere la nave avversaria. Perché la nave ne aveva iniziato a sparare, abbiamo mandato l'invasione, diciamo, l'abbordaggio con la capsula. Poi vi farò vedere perché la potremmo usare anche noi stessi. Abbiamo smesso di sparare con la nave e ora dobbiamo cercare di uccidere tutti i membri dell'equipaggio. La prossima cosa è andare in visuale tattica. Premo F. Ah, devo andare sul Bridge Commander per me F, scusate. Sì, non posso farlo da dove voglio, questo non me lo ricordavo. Andiamo sul ponte di comando e premiamo F. Entriamo in modalità tattica. Come potete vedere, qua abbiamo tutta la visuale della nave dove possiamo andare anche a trascinare il mouse, insomma, e selezionare più persone. Ti permette di vedere il campo di battaglia e controllare la situazione. Per scalare la camera usa questo, ok, perfetto. E poi puoi premere questo per vedere quello che è successo sulla nave. Ah, vedete? Sono attaccati da qui, hanno buttato giù, hanno forato la parete. E stanno sparando alla porta. Adesso però purtroppo il nostro attacco non è andato a buon fine. Hanno sganciato e richiuso, insomma, lo scafo della nave e noi abbiamo perso questo modulo qua. Switchiamo indietro sulla nostra nave e in Tactical Mode puoi selezionare e amministrare soldati o moduli. Prova a selezionare il nostro modulo di motore, che dovrebbe essere questo, Engine Mark 1. E qua vediamo tutte le specifiche e nel momento in cui andiamo ad attivare una abilità, in questo caso ci dice Evasion per schivare i colpi avversari, il modulo viene evidenziato di verde, quindi ci dice che dovrebbe essere valutato anche in base alle nostre abilità. Quindi in pratica abbiamo dei bonus, insomma, alla velocità in modo da poter schivare. Ok. Ora seleziona il nostro membro della crew. Ne selezioniamo uno, vedete che possiamo sceglierlo. E poi muoverlo col tasto destro del mouse. Lo mettiamo qua. Ok, ora puoi selezionare così i membri della crew. Ok, ho un piccolo esercito sotto controllo, ma potrebbero non essere solo 2 o 3 soldati, ma per esempio 10 o 15. Puoi mandarli in ogni punto o modulo. Ora, usciamo dalla visuale tattica col tasto Q e andiamo a fare quello che dovremmo fare. Andiamo al modulo Marine, mi scusi, mi faccia passare. No, probabilmente quello, adesso ho detto una cosa sbagliata e mi scuso. Non si è glitchato qua prima, ma il tutorial, questo me ne ero dimenticato, ce li lascia qui i due perché deve farci vedere anche questa cosa della selezione del personaggio in modalità tattica e soprattutto far andare noi stessi nel modulo. Ok, ora F7, che l'F7 ormai abbiamo imparato che è il tasto di lancio, vedete? Abbiamo lanciato, è sceso a 2, quindi è un counter che è un po' strano, diciamo, eravamo a 5, è sceso a 2, quindi mi sa che vale 3 posti la capsula. Comunque, intanto quello che stiamo vedendo è se quel gioco sembra fermo, ma in realtà vedete che bellissime queste cose dei movimenti della capsula. Tra l'altro nell'altro tutorial avevo attaccato la nave dal lato sotto, quindi vabbè. Bellissimo anche, è una cura di particolari veramente che io apprezzo molto perché vedete, qua si aggancia e poi qua vedete che inizia a forare, vedete la lucina blu che inizia della fiamma ossidrica che sta forando il blocco, lo butta giù, esattamente dove avevamo bucato prima.
E a questo punto possiamo uscire noi stessi e spariamo e poniamo fine alle sofferenze del nostro povero nemico. A questo punto abbiamo vinto la battaglia e benvenuti allo Starfleet, e quindi il gioco finisce qui. Abbiamo un'altra modalità, vi faccio vedere le modalità base. L'inventario ci mostra tutto quello che abbiamo, e questo devo ancora capire perché in pratica si divide tra membro dell'equipaggio, prodotti, scafo, moduli. Qua possiamo andare ad acquistarli e averli nel nostro inventario. Perché nel nostro inventario? Perché poi all'interno della station che noi viviamo qui possiamo andare a fare una PvP arena, quindi giocare anche con altri giocatori, che onestamente non so come funzioni, ma soprattutto andare a costruirci la nostra nave dei sogni. Insomma, adesso qua lo sto ancora un pochino esplorando, abbiamo un po' di cose, possiamo dare un'occhiata. Il travel panel, qua ci sarà una cooperativa in sviluppo, però non ho idea di quando e se arriverà. Possiamo iniziare la partita, abbiamo l'offline mod al momento, quindi possiamo creare la stanza dove chiamiamo, abbiamo il nostro indie, Omega Sector, Solar System, possiamo farlo nel Solar System, ci dice il livello di pericolo e i sistemi stellari, in questo caso abbiamo un solo sistema stellare e possiamo provarlo, ma non possiamo provarlo perché in realtà non è ancora disponibile, al momento c'è soltanto l'Omega Sector. Quindi iniziamo, vedete che abbiamo vari sistemi. Il gioco è stato aggiornato l'ultima volta a luglio e io vi sto registrando da fine di novembre, quindi sarà un pochino da vedere se lo porteranno avanti o meno. Insomma, adesso stiamo vedendo che la nostra nave è così, la muoviamo così, abbiamo tutte le nostre statistiche. Il viaggio comincia, comandante, abbiamo una serie di missioni per te, il loro completamento ti darà un po' di esperienza e anche un po' di ricompense. La tua prima missione è trovare lo Starfleet Officer in Alpha City su Alpha Centauri, quindi andiamo su Alpha Centauri. E qua, bellissimo, perché ricorda molto dei giochi come Star Sector, dove vediamo gli insediamenti, lo troviamo in Alpha City, quindi abbiamo detto che è qui, e facciamo un landing. E qua si atterra in Alpha City con il nostro equipaggio. E quindi andiamo a cercare questo tizio. Siamo sulla nostra nave, quindi andiamo all'airlock. Usiamo l'airlock, usciamo, non ci segue nessuno perché non potremmo farci seguire, però molto interessante il fatto che ci sia questa mappa di Alpha City sopra, e adesso dobbiamo andare a cercare il nostro uomo, che però non ho idea di dove sia. Scusi, ha visto per caso? Sei atterrato sul pianeta? Ci sono molte cose interessanti sul pianeta, dipende dalla location dove atterri. In alcune location puoi incontrare nemici, e da qualche parte ci sono risorse da minare, puoi trovare anche delle risorse, insomma vai all'airlock. Ok. Per ragioni di amministrazione potresti andare nella Tactical Mode e attivare il bridge model. Vabbè, usiamo questo, torniamo sulla nave. Allora, ci sono dei droni che girano. Poi bellissima la nostra nave, il fatto che comunque ci si muova così, perché mi pare che la città sia dall'altra parte. Comunque voglio vedere, ma è diversa dalla nave del tutorial questa, perché comunque è molto più piccola e soprattutto c'è il bridge. Ok, tactical mode. Possiamo dare un'occhiata a To the City. Uh-huh. Ah, questa è la città. To the City. E di là invece dove stavamo andando? Boh, era una sorta di qualcosa. Comunque premiamo Q e andiamo a vedere. Usciamo da questa parte. Scusi, signora tizio. Mi fa passare. Grazie. Andiamo To the City e vediamo. Ah sì, è segnato in viola al tizio. Entriamo.
Speak with Officer. Ah, è proprio segnato sul pavimento. Ok. Allora, è un gioco che secondo me ha un grandissimo potenziale. Io spero che non lo blocchino gli sviluppatori, perché comunque sono andati avanti negli anni e l'hanno portato avanti, l'hanno aggiornato, come dicevo, a luglio. Ma probabilmente sono in pochi e lo stanno portando avanti con calma, però si denota comunque una gran passione per la fantascienza, questo niente da dire. Premiamo F. Hanno migliorato a luglio il sistema di dialoghi, che era un po' più grezzo prima. Comandante, benvenuto. Sono l'ufficiale della difesa di questo pianeta e ho un lavoro per te. Questo pianeta è il nostro pianeta principale nel settore, ma nonostante le nostre forze è pieno di pirati. Il mio agente intelligence ti spiegherà la situazione. Dove posso trovare l'agente? Per ora l'agente è da qualche parte nella città, nel centro della città. Vai a nord, da qui, sì, proprio alla cazzo, proprio. Dice, boh, lo trovi su da qualche parte. Faccio, vabbè, c'è la mappa e ci sono anche queste scritte rosa che ci aiutano. Non è bellissima questa cosa delle porte, perché non si capisce da dove si può entrare, magari bastava un qualcosina di sporgente, però va bene, non è un problema. E se mi mettessi a sparare? No, non si può. Mi è passata per la mente solo per un momento. No, però, cioè, è bellino. Cioè, comunque, il personaggio guarda dalla direzione in cui ho puntato il mouse. Ma soprattutto si vede. Sta passando un treno o qualcosa? Non è qui. Devo prenderla di là. Di là, credo, forse. C'è un potenziale pazzesco come gioco. Purtroppo, forse sono in pochi a portarlo avanti, quindi. Un suono fastidioso qui, devo dire. Ah, perché passano le auto sotto e c'è la sorta di cavalcavia. Ok. Vediamo che missione ci dà. Così, eccolo qua, l'officer. Buongiorno, sir. Sono stato informato del vostro arrivo. Il centro della città non è il miglior posto per trasmettere dati di intelligence, mai successo. Ho informazioni, potrebbe esserci un problema nel campo di ricerca con i Bloodclaw. Il clan di pirati. Ti è stato ordinato di investigare. Potresti trovarti in combattimento. Dove posso trovare il search camp? È un piccolo campo. Devi usare la tua nave. Va bene, ci vado immediately. Quindi torniamo allo spaceport. Brutto che poi cammina proprio indietro. Devo ricordarmi di renderlo un po' più bello da vedere usando il mouse in modo intelligente. Niente, spostiamoci dalla strada, perché mi sta irritando alquanto questo rumore. Entriamo, torniamo alla nave e poi decolliamo e ce ne andiamo via. Bondi, cosa succede qui? Perché c'è F? Ah, un'altra quest che mi dà un cittadino. Ah, quelli con la quest gialla. Ma da fare ce n'è veramente un sacco. C'è anche il trader, vediamo cosa vende il trader. Sì, è quello che vedevamo anche sulla stazione, insomma, sta caricando i dati. Ah, un non so che di strano, perché vedevo gente che lo criticava perché diceva no, questo è solo un gioco online, ma in realtà è vero, ci ha fatto creare una sorta di mini server sul nostro PC, ma è quanto di più paragonabile a un save, cioè non teniamoci in giro. Vabbè, comunque, anyway, si parte, come si fa a partire? Ok, bridge, tactical mode. Ah, for takeoff press J. Ok, partiamo. Flyway. Sì, poi è grezzo come menu, ma lo sapete che io ho giocato di tutto ormai. Allora, dobbiamo andare. Abbiamo un messaggio. Select research camp and land there. Ok, research camp, danger level 2. Ok, andiamo ad atterrare. Siamo atterrati. Scusate, come F3? No. F4, follow me. Non abbordate la nave, perché non c'è nessuna nave. Sveglioni. Follow me, andiamo. Andiamo e vediamo. Eccolo là, Pirate Hideout, il rifugio dei pirati. Ok, andiamo. Andiamo, ragazzi, qua si può sparare. Ok, dai, vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, membri della crew. Andiamo. Date fastidio alla nostra città su Alpha Centauri, vi puniremo noi. Alla nostra nave è rimasto un tizio, mi sa, perché ne vedo uno lì verde. Che poi, ma c'è anche questa di Elevation,
Non è da poco, perché comunque, cioè, stiamo camminando in piano, ma questo ci sta facendo capire che stiamo scalando qualcosa. Comunque ci dà il piano. Cioè, questo qui veramente non me ne ero accorto se c'era prima, ma è veramente perché io non osservo, non ho la minima abilità di osservazione. Però è figo. Allora. Ok, uno è andato. È solo un pirata che dà fastidio a una città intera? No. Vi castigheremo noi. Pirati, che non siete altro. F. Refuse. È un po' scomoda questa cosa del microchip. Prendi. Ok, presi tutti i microchip. Pirate hideout. Ci sarà una porta, un'entrata, qualcosa, no? Ok. Devo ricaricare. Ok, ricarico col tasto R, è intuitivo. Si può salire sul mezzo? No. Ma quindi? Qua c'erano dei rottami, vediamo se qua c'è qualcos'altro. No, sembra non esserci niente. Pirate hideout. Ah, speak with the camp defense officer. Ok. Ah, posso anche decollare con Jay, ma se ho la gente qua come faccio? Ma questo qua sembra essere il rifugio dei pirati, ma non c'è nessun rifugio qua, cioè tutto finito adesso. Erano in due soltanto. Vabbè, allora, adesso voglio provare. Ah, quello lì cos'è? Quello lì è una porta, questa. No? No, non si capisce. Oh, scusami, scusami, scusami. Se premo J? Fly away from. Ok. Ma non mi fa muovere? Landing. Ah, ok, siamo di nuovo qua. Ok, perfetto. Allora, J. Fly away. Take off. Ok. Andiamo ad Alpha City. C'è anche il mining outpost che ci dà anche le risorse che possiamo ottenere. Allora, ragazzi, questo. Space Ship Commander, 8,19 euro prezzo intero. Sembra essere davvero figo, davvero ben curato. Spero lo portino avanti. Spero di far cosa gradita agli sviluppatori a portarlo, pubblicizzarlo così al pubblico italiano. Sembra davvero, davvero interessante. Perché vedete che poi si può saltare nuovi a Proxima, a Centauri B, Barnard e Luman. Proxima, Centauri, insomma. E vari sistemi e gioco intrigante. Ora la parola a voi e ditemi che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.